Buonasera amici, siamo dunque giunti alla fine anche di questo secondo turno di questi ottavi di finale. Stasera si disputa l'ultima partita di ritorno, quella tra Real Madrid e Chelsea, all'andata a Stamford Bridge. Un'altra sconfitta, la seconda sconfitta consecutiva del Chelsea in casa, per 1-0 con i Blancos, dunque, che partono con i favori del pronostico, ma ricordo che nell'ultima trasferta il Chelsea è andato a vincere addirittura 7-1 in casa del Porto, quindi aspettiamo prima di dare il Real Madrid come qualificato. La vincente di questa partita troverà nei quarti di finale il Barcellona. Possibile dunque un derby, un super derby, il classico di Spagna. Ecco le formazioni entrambe con il 4-3-3, il Real Madrid con Hazard, Benzema e Rodrigo in attacco, mentre il Chelsea con Pulisic, Ziyech e attenzione a Timo Werner, colui che a Oporto segnò 5 gol nel 7-1 clamoroso del primo turno. Le maglie direi che vanno bene queste, bianco per i Blancos e blu per il Chelsea, va benissimo. Stadio il Santiago Bernabeu Farlocco, giochiamo dunque quest'ultima partita. Eccoci qua dunque al Santiago Bernabeu di Madrid, Real Madrid-Chelsea. Il Real Madrid parte 1-0 in vantaggio dopo la vittoria dello Stamford Bridge, ma deve fare molta attenzione a questo Chelsea. Chi passa sarà la seconda squadra del proprio paese rappresentata ai quarti di finale, perché l'Inghilterra ha per ora solo il Manchester City, mentre la Spagna ha solo il Barcellona. Quindi o una o l'altra avrà due squadre, l'Italia è a quota 3. Ecco le formazioni col tridente dei Blancos, Hazard, Benzema e Rodrigo, che è diffidato, mentre Timo Werner, che è diffidato, sarà la punta centrale e cercherà di guidare l'attacco del Chelsea nel tentativo di rimonta. Nell'ultima partita in casa Real Madrid ha stravinto 3-0 contro l'Ajax, vediamo se riuscirà a ripetersi anche in questa partita che inizia adesso. Real Madrid-Chelsea, buona partita! Ha ottenuto un grande risultato all'andata vincendo fuori casa. Attenzione a Carvajal, subito sulla fascia destra. Carvajal, parte il cross. Carvajal, colpo di... Benzema, stavo dicendo colpo di testa, ma non era decisamente un colpo di testa. Chilwell sul pallone. Tocco morbido. Prova un attenzione a Pulisic, raggiunge la palla. Pulisic! Chiude la porta. Il portiere del Real Madrid, per la prima volta il Chelsea si fa vedere in avanti. Lancio lungo, Pulisic, forse era meglio passare in mezzo dove c'era Timo Werner che era liberissimo. Marcelo, ha un po' di spazio Marcelo. Palla dentro. Dai, prendila. Calcio di punizione, ha subito un fallo Benzema. E dunque ci sarà un calcio di punizione pericolosissimo dal limite dell'area per il Real Madrid. Ma chissà. Cross, prova il tiro, barriera, ancora cross, dentro, Marcelo, prova il tiro, colpo di testa, Diazza, Kanté, attenzione a Timo Werner, da solo Timo Werner, mamma mia Timo Werner, la parata miracolo, miracolo nel portiere del Real Madrid su Timo Werner che si è trovato da solo di fronte al portiere, incredibile, lo perde il difensore, e il sinistro a colpo sicuro, che parata! Azpilicueta. Ottimo Marcello. Recupera palla Hazard. Hazard, attenzione, siamo in 3 contro 2. Hazard, dietro Benzema! Benzema! Un errore in fase di impostazione del Chelsea. Costa caro, carissimo agli inglesi. Il contropiede dunque del Real Madrid. Con Hazard sulla sinistra che trova Benzema, il portiere del Chelsea esce un po' troppo e Benzema si ritrova a porta libera. Adesso rivedremo tutto. Eccolo qua, l'errore in fase di disimpegno di un difensore del Chelsea. Hazard trova Benzema, il portiere è andato via, non c'è più e Benzema si ritrova la porta totalmente libera e non ha difficoltà chiaramente a insaccare l'1-0, dunque doppio vantaggio del Real Madrid dopo l'1-0 dell'andata, 1-0 anche qua al Santiago Bernabeu. Il rischio di lasciare scoperti altri spazi che Azpilicueta, parte il cross. Ecco che parte il cross. Ancora Chelsea. Pericolo Pulisic. Pulisic fermato da Modric, gran partita di Modric oggi. Attenzione ancora Azpilicueta, insiste il Chelsea, Azpilicueta va sul fondo, prova il cross in mezzo, Modric, sempre lui, ancora pro Ziyech, pericolo Ziyech, la parata di Courtois, miracoli, i miracoli del portiere del Real Madrid. Rivediamo qua Modric che spazza, tenta di farlo, poi la parata, super parata di Courtois.
Benzema, Hazard, dentro per Rodrigo, niente. Finisce qua, 1-0, gol di Benzema al 35esimo minuto, gara abbastanza bella, equilibrata, occasioni da ambo le parti, come vediamo da qua, uguale. 4 tiri, 3 dei quali in porta per entrambe le squadre. Doppia sostituzione per il Real Madrid, sono entrati Vinicius Junior e Isco. Va via di forza. Ziyech, attenzione Ziyech. Attenzione via. Rischio, clamoroso rischio per il Real Madrid, con Courtois che in qualche modo evita l'autogol. Cross dalla bandierina, parte cross. Colpo di testa di Benzema, Modric dietro, Marcelo prova il tiro. Hazard. Tiro debole. Che palla. Ziyech sul punto di battuta, prova il cross. Prova il tiro! Fuori di poco, è stato Kovacic a rubare palla a Modric. Eccolo qua, Modric che tenta il rinvio, perde però palla. Kovacic di prima intenzione, di poco fuori. Terza e ultima sostituzione per il Real Madrid, è entrato Asensio al posto dell'ammonito Toni Kroos. Questa sostituzione è per il bene suo e della squadra. Marcelo prova con il tocco basso. Prova! Sfiora il palo. Chi è stato? Benzema? Sì, sembra lui, il barbetta Benzema. Rivediamo l'occasione. Grande azione sulla sinistra di Marcelo, che da dietro a Benzema. Controllo, poi di sinistro. Uscita di pochissimi centimetri. Ottimo il fraseggio. Difesa energica e decisa. Vai. Palla nello spazio. Palla per Ziyech. Ziyech. E c'è il gol del Chelsea, attenzione, gol del Chelsea con Ziyech all'improvviso. 1-1 e ora è tutto ancora in bilico, perché il 2-1 per il Chelsea qualificherebbe proprio gli inglesi. Abbiamo palla ancora una volta persa a centrocampo, il suggerimento di Timo Werner per Ziyech, che vede l'angolino libero e batte Courtois. 1-1 dunque, mancano 18 minuti alla fine. Stiamo a vedere cosa succede, perché potrebbe esserci una bella sorpresa in questa partita. Rivediamo da questa angolazione il gol di Ziyech. Benzema di testa! Alto! Ha avuto una grande opportunità. Vediamo questa bella azione sulla destra, il cross per Benzema, che non riesce a centrare la porta di testa. 10 minuti alla fine, 1-1, partita in bilico. Per ora la qualificazione è del Real. In difficoltà il Chelsea, deve stare in attacco il Real Madrid. Per non correre rischi, doppio cambio, attenzione, sono entrati Emerson e Marcos Alonso al posto di Chilwell e Azpilicueta. Siamo oltre il 90esimo, 3 minuti di recupero, ci sarà calcio di punizione per il Chelsea, che avrà un'ultima occasione per tentare il gol del 2-1 che varrebbe la qualificazione. Vediamo, Marcos Alonso lancia lungo, in the box come si dice, ma è la palla per Isco che rinvia lungo. Hazard, palla ancora per il Chelsea, attenzione, Ziyech alla ultima possibilità, fermato. Asensio, lancia lungo per Hazard ancora per Benzema, vedi Vinicius Junior, no, serve Carvajal dietro, ancora Vinicius, dentro, ottimo scambio, Asensio col brutto tiro. La partita comunque finisce qua 1-1, soffre un po' alla fine il Real Madrid, ma grazie alla vittoria dello Stamford Bridge per 1-0 riesce a passare il turno, si qualifica dunque ai quarti di finale, dove troverà il Barcellona per un super classico. Ecco qua le statistiche, un passaggio del turno meritato, direi 10 tiri a 6 in questo ritorno, 1-1 tra Real Madrid e Chelsea. E dunque eccoli qua i risultati degli ottavi di finale, come al solito da questa grafica non si capisce nulla, quindi vi metto la mia e vediamo, li leggiamo insieme tutti gli ottavi di finale. Il Manchester City ha eliminato il Borussia Mönchengladbach 2-1 e poi 1-1, il Borussia Dortmund al contrario 1-1 all'andata e 2-1 fuori casa ha eliminato il Siviglia, poi il Milan 1-1 fuori casa e 2-1 in casa ha eliminato l'Arsenal, la Roma ha battuto il Valencia, nella parte bassa del tabellone invece la Juventus con 2 pareggi, 1-1 in trasferta e 0-0 in casa ha avuto la meglio del PSV Eindhoven, sconfitto ed eliminato invece l'Inter che dopo la vittoria di San Siro per 2-1 perde 2-0 a Parigi e viene eliminato, passa dunque il Paris Saint Germain. Nell'ultima parte di tabellone passano le due spagnole, Barcellona con un doppio 2-0 l'Atalanta e Real Madrid che elimina, come abbiamo appena visto, il Chelsea.
E dunque vediamo i quarti di finale con tanto di orari. Si giocherà settimana prossima, martedì e mercoledì l'andata, mentre venerdì e sabato le gare di ritorno. Eccolo qua nel quadro completo. Martedì si giocherà alle 18 Manchester City Borussia Dortmund, alle 20 Milan Roma, derby d'Italia. Poi il giorno successivo, il 27, Juventus Paris Saint Germain alle 18, mentre in serata il classico Barcellona Real Madrid. Giovedì 28 ci sarà la giornata di riposo, si ritorna in campo venerdì 29 alle 18 per le partite di ritorno Borussia Dortmund Manchester City, mentre alle 20 Roma Milan. Il giorno successivo si chiuderà il quadro dei quarti di finale, sabato 30 alle 18 Paris Saint Germain Juventus e alle 20 Real Madrid Barcellona. Prima di chiudere diamo un'occhiata alla classifica dei marcatori aggiornata dopo due turni. In testa rimane sempre Timo Werner, che però è uscito, quindi non potrà migliorare il suo score con 5 gol. Seguono con 4 reti Martinez dell'Inter, anche lui eliminato, Aubameyang dell'Arsenal, anche lui eliminato, e Samu Castillejo del Milan, che invece è ancora in corsa. Mentre con 3 gol leggiamo chi c'è Benzema, Messi, Mbappé, Neymar e Dzeko e anche Dembélé. A parte Dembélé, gli altri sono tutti in corsa, quindi probabilmente il titolo di capocannoniere se lo giocheranno questi giocatori. Per quanto riguarda gli assist, domina Ibrahimovic, 4 assist, l'ultimo splendido. Oltre al gol anche l'assist nell'ultima partita di Ibrahimovic, poi un sacco di giocatori a due, molti dei quali continueranno il torneo, molti altri invece sono stati eliminati. Bene dunque, siamo arrivati ai quarti di finale, settimana prossima 8 partite tutte dedicate a questo turno. Domani ci sarà la giornata di riposo, si ritorna in campo come detto martedì 26, quindi vi do appuntamento a martedì 26 ore 18 per Manchester City Borussia Dortmund. Un salutone a tutti.